Bella raga dal vostro Zcastle, welcome back alle video recensioni del Trono del Re. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, boom 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 boom, tutte quelle bellissime cose, perché non vi dovete perdere neanche un video, ragazzi. Poi ci resto male, dai. Allora, il fumetto di cui vi parlo oggi è veramente un gioiellino, PTSD, Lontana da casa, di Guillaume Singelin, edito ad edizioni Bedè. Boom! 42. Allora, PTSD è l'esordio fumettistico di Guillaume Singelin, francese ma con un trascorso di vita e lavoro in Giappone intenso e particolarmente significativo, stando a quanto ho potuto apprezzare su questo titolo. Che ve lo dico già subito, è dannatamente bello. È un altro esempio di quelle cose che dovrebbero vendere, per quanto mi riguarda, decine di migliaia di copie, che probabilmente non avverrà mai, perché non si riesce mai a distaccarsi dalle solite tiritere, sentite, risentite. Beh, ok, basta polemica, fine momento polemica. La graphic novel di Singelin ci racconta di Jun, una veterana di guerra, abilissima, cecchina e tenace combattente, che si ritrova a fine conflitto ad essere totalmente abbandonata in strada dalle istituzioni che in realtà dovrebbero esserle riconoscente. E come lei ce ne sono tanti in questa città, apparentemente senza nome, ma che tanto ricorda Bangkok con le sue strade soffocanti, in generale un po' tutto quel mood sud-est asiatico, ma che ha tratti anche influenze estetiche da, ad esempio, Neo Tokyo di Akira o Newport City di Ghost in the Shell, senza tuttavia quella componente cyberpunk. In questo scenario si aggira Jun, appunto, con i suoi capelli rosa, menomata nel corpo, senza un occhio e soprattutto distrutta nella mente, in quanto afflitta dalla sindrome da disturbo post-traumatico, una patologia di cui soffrono tantissime persone dopo aver subito uno shock pesante e imponente, ed in particolare militari che magari sono di ritorno da missioni in zone di guerra. E quindi è come un cane randagio assuefatta, tra l'altro, dagli antidolorifici, dall'abuso di medicinali, psicofarmaci, eccetera, e incapace di ritrovare una retta via. Fino a che non incontrerà un'anima buona, Leona, questa ragazza che gestisce un piccolo ristorantino con il suo bimbo Chili e che le mostrerà un'umanità, una gentilezza che credeva ormai fossero estinte. Ma la sua vita sarà caratterizzata anche da un altro incontro, quello con un altro veterano e soprattutto quello con un'organizzazione criminale che è dedita allo spaccio di medicinali e che ha proprio gli ex militari come vittime preferite. A quel punto, tra i tanti flashback, peraltro perfettamente dosati, che racconteranno il suo passato, Jun si ritroverà ad un bivio: lasciarsi tutto alle spalle, uscire da questo tunnel magari assieme a Leona e al suo bambino, o percorrere la sua idea di giustizia sbaragliando la gang di criminali con il suo addestramento. Perché per qualcuno la guerra non è mai finita per davvero. Wow, ragazzi, veramente una bomba, ragazzi. In pratica, una storia di redenzione e vendetta in pieno stile Punisher, ma con profondi attimi di umanità e introspezione. È un fumetto action, sicuramente pieno di sangue e pallottole, ma con un'estetica originalissima. Debitrice, certo, dell'influenza nipponica e coreana nello stile, ma ancora legata un po' alla bande sinesi. Si percepisce molto questa cosa. PTSD di Singelin è un gioiellino per quanto mi riguarda. Innanzitutto per gli occhi, perché disegni e colori sono a dir poco strepitosi, con uno storytelling eccellente che riesce a coniugare frenetici combattimenti a momenti di oppressione notturna, strangoli interiore, ok? Nominavo Punisher prima, poc'anzi. Sì, a tratti ci sono proprio tutte le caratteristiche della furia del caro vecchio Frank Castle all'interno, afflitto anche lui chiaramente da una tremenda, anche se lucida, forma di PTSD, alternato però in questo caso ad un'umanità, una dolcezza che non spesso si ritrovano in questo tipo di storie così crude. Cazzo, è un esordio! Cioè, non conoscevo l'artista prima di adesso e ne sono rimasto veramente molto colpito. È un'opera matura e certamente dedicata ad un pubblico adulto che gioca con il character design e lo stile cartonesco in modo interessantissimo, ingannandoci a prima vista, un po' come ha fatto anche Made in Abyss, ma lasciando, tra l'altro, un taglio cinematografico spettacolare nelle tavole, nell'inquadratura e nella gestione dei colori, veramente, tra l'altro, davvero impeccabili. Potremmo anche discutere un pochino sul climax finale, forse un, non lo so, anche il finale stesso, un pochino precoci magari per la piega che prende la storia nell'ultimo terzo, ma ragazzi, dai, PTSD lontano da casa è un esordio coi fiocchi, un titolo per palati fini, ma che può anche dare una bella scrollata a chi magari è anche solo abituato sempre al solito tipo di manga, ok? Che potrebbe essere attratto dalla componente grafica. Insomma, per me è una bomba e meriterebbe davvero un'attenzione importante.
Molti di voi, amici del Trono del Re, insomma, siete lettori aperti ed esperti, non devo insegnarvi nulla, ma questo potrebbe essere un ottimo ponte di collegamento tra diversi tipi di lettori, se così possiamo definirli, ok? L'invito è sempre quello di essere ultra affamati, ultra voraci di storie belle, e questa lo è assolutamente. Costa 19,50€, pubblicata in Italia da Edizioni Bedè, e PTSD, Lontana da casa, di Guillaume Singerlin, è veramente un prodotto super consigliato. Mi raccomando, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, anche di questi video, ragazzi, e dell'attitude che voglio trasmettervi qui sul tubo. Lasciate un pollicione, condividete e ci vediamo alla prossima. Ciao!